Buongiorno. The following video comes to you from our friends over at GCN Italia. Now, last year, we released a subtitled video with Elia Viviani, who gave us his sprinting tips, and you really seemed to appreciate it, so we wanted to share this one as well. Alain Marangoni headed down to Nice for a beautiful ride around those roads with Matteo Trentin of CCC, including, of course, the obligatory coffee stop and sprint competition. Now, last year, Trentin finished with the silver medal at the World Championships in Harrogate, and it left Alain devastated, as you will see. Anyway, I very much hope you will enjoy it. I'm absolutely sure you will. You can let us know in the comments section down below. Take it away, Alain. È stata una giornata da tregenda, è stata una giornata da ricordare e che negli annali farà sicuramente sei il più veloce, sei il più veloce, ora dai, sei il più veloce. L'Italia gioca per l'oro con Matteo Trentin a distanza di 11 anni dopo l'ultimo trionfo di Alessandro Ballano, dopo la crisi di Van der Poel, adesso posizione ce la gioca perfetta, con perfetta, Pedersen perfetta, e dai. Kung, lo svizzero esausto. Dai, Matteo, l'Italia, dai. L'Italia ha corso in maniera meravigliosa, ci ha regalato emozioni indimenticabili. 100 metri. Vai Matteo, oddio. Può scrivere una pagina indimenticabile nella sua storia ed eccolo che 200 parte. Metri, perfetto, vai Matteo, perfetto, perfetto, va bene, va bene, va bene. Su Pedersen. Dai Matteo. Trentin ha lanciato la bomba. Viene salvato da Pedersen. Trentin ha finito la benzina. Mats Pedersen vince il mondiale dello Yorkshire, la Danimarca sul tetto del mondo. Grande delusione per gli azzurri. C'è orgoglio per chi non abbiamo corso, ma c'è anche tanta delusione per l'argento che comunque ci portiamo a casa. Pedersen, perché? Alan. Alan. Ma dai! Ma che non cambia! Vieni qua a casa mia per fare l'intervista, ti dico un secondo scusami, che devo andare scusa, in bagno e ti metto a guardare sta roba. Spero sempre che cambi l'esito. Però... l'ho guardato anche 5 volte ma non è mai cambiato, è sempre uguale. Vabbè, se vuoi una medaglia è ancora d'argento lì. Non è ancora cambiato. Scusami, ma anche te, dai. Dai, vado a cambiarmi. L'ho passata io. Dai, vado a cambiarmi. Sei qua che poi ti deprimi, mi tocca tirarti sul morale, mi tocca staccarti. Dai, andiamo a fare l'intervista che è meglio. Facciamo, va là. Dai, andiamo, va, tirati su, dai. Negli ultimi anni abbiamo visto troppi casi di incidenti mortali di ciclisti investiti lungo le strade, che siano professionisti, dilettanti o anche la signora che va a fare la spesa. Cosa possiamo fare per cercare di essere più sicuri, diciamo? Ma diciamo che in primis dovremmo tentare di diventare un paese civile, di usare questi cartelli qua. Tipo questo tipo qua, questo, metro vedi? E mezzo. Esatto, ma fa parte più che il discorso di avere una legge, che la legge si può fare, è il discorso di instaurare una nuova cultura. Noi che andiamo in bicicletta siamo green, adesso c'è tutta questa attenzione all'ambiente. Noi in bicicletta occupiamo pochissimo spazio, come vedi anche adesso noi stiamo andando affiancati e... ovviamente questo si può fare nelle strade non trafficate, non troppo trafficate, ma comunque il fatto di andare affiancati come stiamo andando noi, ti farei notare il mio manubrio è largo 40 cm, il manubrio di Alan è 42, un po' di spazio tra me e lui e stiamo parlando di 1,10 m, 1,20 m di uso della strada. La Pecara è larga 2 metri qua, no, 1,70 m, quindi una Pecara occupa più spazio di noi e oltretutto se siamo magari io, Alan e qualche amico, siamo comunque 4-5 persone. Se una macchina deve superare una fila di 10-12 metri, in maniera sicura diventa quasi impossibile. È ovvio che da parte del ciclista serve naturalmente questo tipo di rispetto. Occupiamo mezza corsia, la gente ha il suo spazio per passare e tutti quanti sono felici. Poi è solamente una questione di abitudine, perché alla fine... gioco matematico. Dimmi. Se un ciclista va a 30 all'ora, la macchina mettiamo, cioè sarebbe il limite di 50 nella zona, facciamo 60 all'ora. In un minuto. Esatto. Se tu stai dietro a un ciclista per 20 secondi e vai a 30 all'ora, quindi, e poi per i restanti 40 secondi vai a 60 all'ora, quanti metri hai perso rispetto al fatto che tu fossi andato sempre a 60 all'ora? Ma questo bisogna farlo, questo indovinello, a qualcuno che protesta, chi guida, che protesta, certo.
e si arrabbia a volte esagerando, perché io... Ma sai quanti ne ho visti che mi passano e poi si fermano al primo semaforo rosso che è a 100 metri avanti? Sì, ma se ne sono visti di tutti i colori. Diciamo che facendo questo tipo di domande la gente si rende conto che in realtà quei 20 secondi portano un guadagno di 100 metri. Sì, sì. Quindi sì, no, sì. Non stiamo parlando di medie incredibili o non abbiamo fatto la 24 ore di Le Mans. Ok, noi possiamo sensibilizzare gli altri, però per renderci più sicuri possiamo mettere le luci. Ho visto, certo, che siamo luce, partiti. Luce davanti. Tu luce davanti, luce dietro. Luce dietro. Io sono luce dietro, vabbè. Lui solo luce dietro. Ma però, troppo forte. Fa luce, brilla di luce propria. Comunque, diamo un messaggio anche a chi ci guarda. Mettete le luci prima cosa, almeno dietro, ma anche davanti. Vi devo dire che da quando ho iniziato a usarla, le macchine ti vedono quando arrivi, le macchine ti vedono anche se c'hai il sole contro. E mettete il casco. Quello fondamentale. Devo dire che ormai fondamentale. Voi ignobili che non mettete il casco, ignobili, siete ancora pochi. Quindi sono rimasti old school, vecchia scuola, anni 90. No, sono stupidi. Perché se cadi ti fai male. E questo lo dico e non mi tagliate. Sì, sì, sì. Capre! No, non ti censuriamo. Ormai i caschi di adesso sono talmente leggeri che io ti dico, se non ce l'ho mi sento come se fossi nudo, già non ho capelli, quindi già lì sento fresco. Ragazzi, Marangoni è famosissimo, guarda. Scusate. No, no, vai, tranquillo, tranquillo. No, stavo facendo vedere che Marangoni è famoso. Peter Sagan che saluta Marangoni. A mio parere, tu sei uno dei corridori che vede meglio la corsa. Sai sempre qual è il momento giusto per attaccare, per muoversi, ma secondo te nel ciclismo non si punta troppo a migliorare quello che è la performance, trascurando quello che è il migliorare sotto il profilo tattico? Ma... Beh, tanto grazie ai complimenti gratuiti. A mio parere, onesto, cioè, sincero. Ma allora, può essere, nel senso... più magari a livello nostro ognuno si fa la sua autoanalisi, magari chiedendo anche ai compagni, magari parlando con i direttori dopo la corsa, magari non si fa troppo un'analisi di squadra, quello è vero. Alcune squadre lo fanno, alcune squadre no, però poi alla fine è sempre il risultato che determina il tuo tipo di analisi. Ma se dovessi una squadra di ragazzini, tipo, tu gli insegneresti, faresti una parte anche dell'allenamento dedicata a quello che è il tatticismo? Ma magari più che una parte dell'allenamento, sarebbe bello magari sedersi con tutti i ragazzini a guardare una gara. Questo intendo. E magari spiegare cosa succede, anche perché comunque dobbiamo pensare che, ecco, si vede subito per esempio come si è sviluppato il mondiale Under 23 negli ultimi anni. All'inizio era sempre la gara ignorantissima, scatti contro scatti, non andava mai la fuga e non succedeva nulla se non quelli che avevano più gambe stavano davanti. Adesso basta vedere l'ultimo mondiale in Yorkshire, c'è stato veramente un certo tatticismo da parte, se non sbaglio, della Norvegia. Sapevano che c'era il vento laterale, hanno attaccato e hanno fatto fuori, hanno fatto il ventaglio, la maggior parte della gente. E quindi anche il ciclismo ormai dilettantistico si sta spostando, a parte che il dilettantismo non esiste più nel mondo se non in Italia. Sì, esatto. Si sta spostando un po' a diventare una gara molto più logica, diciamo. Quindi sì, ma lo farei più nelle categorie giovanili, dove magari tantissimi ragazzini vengono portati alla performance pura, nel senso devi andare forte e basta. Che per carità non è sbagliato. Spinger, sì, sì, perché no. Ciclismo, certo. Ricordi che ciclismo è uno sport semplice. Si basa semplice sulla performance, esatto. E ciclismo è uno sport semplice, è basta semplice, esatto, forte. Esatto. Però ogni tanto... avere quest'idea, perché... Avere le idee di base su com'è la tattica. Sai cosa dice in Trentino adesso che sei trentino? Più o meno. Che quello del formaggio arriva sempre. Quello che te le dà. Quello che te le dà ci sarà sempre. Puoi essere il più forte del mondo, ma prima o dopo dovrai ingegnarti per battere questo. Ti svegli da solo. Ma raga, facciamo due testate come una volta. Sì, sì, dai. Vai, vai. Adesso c'è un trucco che tu... Che c'è la parte estate. Guarda, ti metto 53. Ma dai! Che abbandono! Mi pianto come un sasso! Già è dura! Amatori, quando contro il vostro acerrimo nemico siete in salita, se fate mi così, ho messo dentro!
la padella così a tradimento. Siete morti dopo, eh? Mi ha messo. Mi ha messo il 55, ve lo dico. Io non lo so. Perché se la tira un po'. Nel corso della tua carriera sei partito alle gare, come possono essere classiche o anche gare con la nazionale, europei, mondiali, con i gradi di capitano, quindi l'atleta di punta e di riferimento della squadra. Questo comporta una grande pressione. Tu come riesci a gestire questa pressione? Diciamo che se... Vuol dire che non la senti. No, non è che non la senti, però è un po' il discorso che abbiamo fatto prima del mondiale, no? Se ti sei preparato bene, se sai che il percorso fa per te, se insomma sei lì al tuo massimo, hai fatto il massimo, non c'è nessun motivo per cui dovresti sentirti più o meno in pressione, perché magari quando, almeno per come la vedo io, per quando sei stressato e agitato è perché sai che c'è qualcosa che potevi fare meglio. E quindi se sai che puoi fare bene, se sai che hai fatto i compiti a casa, ti sei allenato, sai, stai che bene, hai studiato, hai fatto i compiti a casa e stai bene, non c'è nessun motivo per cui devi stressarti più del dovuto. È ovvio che una grande gara porta quella carica di adrenalina, magari sai, la sera prima fai fatica a prendere sonno, ma se lasci che i pensieri ti prendono sopravvento, non parti tanto col piede giusto. Quest'anno ci saranno i campionati europei, campionato europeo su strada a Trento. Esatto. Tu ci hai fatto un pensierino. Vabbè, senti già un po' di pressioncina. No, scherzo. No, pressioncina no, però sicuramente un pensierino. Primo perché ho visto il percorso, è un bel percorso, è duro, è giusto, è bello tecnico. Ci sarà un bel bilanciamento tra velocisti e persone magari come me che sono veloci ma se la cavano in salita, e magari qualche scalatore, un corridore alla Philippe che potrebbe, o alla Gilbert che potrebbe farci un pensiero, perché è la settimana prima del mondiale e quindi magari l'ultima corsa per magari correre con la propria nazionale e magari portare a casa già una maglia. Perché no? La sosta bar ci vuole sempre, vero? Sempre, è un must. Un must. E non so se notate qui, la nostra scelta è quanto varia, ampia scelta. Alan ha già detto che vorrebbe provare tutto, ma c'è una discreta fame. Qualche mese fa, alla partenza del Giro di Lombardia, ti ho fatto la domanda che poi ho fatto a tanti altri. Quali sono le tue attività invernali alternative? Tu mi hai risposto: gara di birre, gara fatta. Di salsicce fatta. E gara di panini con la forchetta. Quella non l'ho fatta. Ah, non l'hai fatta quella? Non c'era il paninaro. No, perché poi ti ho visto a dicembre fare qualche gara di ciclocross. Ne ho fatte un paio. Come era smaltire tutte quelle gare alternative? Le gare prima. Ma diciamo che mi sono dato alla buona tavola per soprattutto il periodo dopo il fine di stagione, quindi dopo il Tour di Guangxi, per una bella due settimane mi sono dato alla buona forchetta. Ma nel ciclismo moderno non noti che in tanti vivono con ansia lo stacco invernale, hanno molta paura di ingrassare, hanno paranoie? Oddio, non ho proprio tanta ansia. No, tu non sei uno di quelli. Anche perché insomma ti togli le tue soddisfazioni, no, a tavola. Diciamo, specialmente negli ultimi anni il ciclismo è diventato talmente ad un livello alto che il corpo deve recuperare, anche la testa, c'è poco da fare. È ovvio che provi a non mettere su 1 milione di chili, ma anche guardate come si sta gustando la brioche per il resto, farei notare. Vabbè, io sono non sono più in attività e quindi... E quindi giustamente rientra. Ti ascolto. No, e quindi il corpo deve recuperare, essere magrissimi e sempre tirati non è la condizione ideale per un corpo neanche sano. Quindi devi lasciare tempo al tuo corpo e anche alla mente di assorbire il colpo della stagione e essere pronto per la stagione dopo. Questo perlomeno è quello che penso io. È ovvio che se ingrassi 15 kg poi è un po' più difficile metterli giù, però devi trovare anche un buon bilanciamento tra queste cose. Siamo verso la fine della puntata. Io ho sta domanda che voglio farti, però ho aspettato perché non me la sentivo. Dimmi.
Non essere timido. Non sono timido, tranquillo. Se tu potessi tornare indietro a quel 29 settembre ad Harrogate, che cosa cambieresti? Beh, magari essere primo potrebbe essere un'idea, eh. Sarebbe un'ottima idea. Sarebbe una buona idea. Però c'è qualche azione di gara che faresti in maniera diversa, visto che qualcuno ha detto la sua e vabbè. Ma sai, ma è anche bello sentire le opinioni della gente, poi puoi condividerle, puoi non condividerle. Secondo me io e anche tutta la squadra abbiamo corso al limite della perfezione. È ovvio che se qualcun altro ha vinto c'è stato qualcun altro di più bravo. Però ho riguardato la volata più di qualche volta e è stato quello. Bisogna anche mettersi l'anima in pace, qualcun altro è stato più bravo quel giorno lì e dovremmo ritornare ad un altro mondiale a... Una cosa va detta... Ad andare ancora a giocarsi la maglia. Una cosa va detta, dopo 6 ore di pioggia e freddo i valori in campo cambiano molto. Ma sì, ed è difficile... Diciamo che quei due erano due specialisti del tempo... Del tempo un po' così. Sì. Però è difficile anche capire come stai, magari ti puoi sentire bene e non avere le forze nel momento di sparare l'ultima cartuccia. Ma sì, quello. Poi sai, comunque quel giorno tu fai conto che la media temperatura è stata intorno ai 9 gradi e mezzo. Quindi però il momento più caldo è stata la partenza con 11 e non ha mai smesso di piovere per un solo secondo, da quando siamo partiti a quando siamo arrivati. 6 ore e 40 di corsa buone, compreso un bel 10 km di trasferimento che nessuno ha detto che c'erano, se non 12. Quindi extra. Quindi i 280 km li abbiamo fatti tutti. E è andata così. Quindi direi che ormai siamo nell'anno nuovo, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo pensare che io, ma comunque tutta la nazionale italiana era lì, quindi io spero che una cosa positiva c'è stata, anzi. Comunque la moltitudine di messaggi e di affetto che ho ricevuto dalla gente, che soprattutto diceva siamo orgogliosi di essere italiani perché abbiamo visto una nazionale che ha corso con il cuore, che ha corso bene. Quindi io spero che tutte queste persone si riappassionino al ciclismo e ci seguano per tutta questa stagione. Io per chiudere la puntata proporrei di rifare la volata di Harrogate. Io faccio Pedersen e tu fai Trentino, fai ovviamente. Guarda che ho il dente avvelenato. Vabbè, rifacciamo la volata però, di Harrogate. Sì, però Alan, te quel giorno lì eri in poltrona, birretta, patatine. Però soffrivo con voi anche se ero in poltrona. Però vara un po', sufficiente. Oggi sì, c'è il sole, fa caldo, ascolta, facciamo una bella cosa, guarda. Allora, ti bagno un pochino qua. Vuoi farmi sentire? Un pochino qua, un pochino qua, un pochino lì che va sempre bene. E un po' qua in faccia. Così, un pochino di dici handicap di quella giornata lì lo puoi sentire. Un pochino, giusto quell'1%. Quello 0,1 perché probabilmente dovrai stare dietro con l'idropompa dei pompieri per farti provare le stesse sensazioni nostre. Già un po' di brividino lo sento, un pochino. Dai, andiamo a fare la volata, Via. Mi sento un Pedersen andiamo. Duro mi sento. Allora, facciamo il casco qua che sennò lo perdiamo per strada. Via. Allora, una volata al cartello del metro e mezzo laggiù in fondo. Così da fermo, cioè, sono 200 metri, fermo neanche lanciato. Il campione da fermo una volta. No, non penso proprio. No? Dai, non stai qua a lamentarti. Andiamo, metti l'occhiale che sei aerodinamico. Guarda che anche voi ad Harrogate non è che eravate proprio lanciatissimi. Io ero abbastanza fermo dopo. Allora, 3, 2, 1, via. Quello prima, dai, quello prima. Tu mi freghi sempre sul pedale, sei un professionista del pedale qua. Secondo me l'abbiamo fatta anche. Ripigliati. Secondo me l'abbiamo fatta anche più veloce di quella di Harrogate. Sì, può essere. Poi mi hai messo anche l'acqua dietro il collo prima per. Mi hai detto. Per sentire il freddo di quel giorno e l'acqua sulle gambe. Guarda, aspetta, siamo già. Cioè, è come sparare sulla Croce Rossa. Siamo già 6 o 7 gradi più
più al caldo di Harrogate. Niente. Ed è pure asciutto, c'è il sole. Comunque la volta di Harrogate l'abbiamo rifatta e questa l'ha vinto, come giusto che sia, Matteo Trentin. Siamo arrivati alla conclusione, caro Matteo. Yeah. Sei stato contento di farti intervistare da GCN Italia? Ma insomma, mica tanto. Mica tanto, vabbè, gli tocca lavorato, cosa vuoi di più? No, è stato molto bello, è stato molto bello parlare con voi anche di alcuni argomenti molto importanti per il nostro bel paese in primis, ma per tutto il mondo del ciclismo. Grazie a voi. Se il video vi è piaciuto, ricordate di mettere like, commentare e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Dillo anche tu, Matteo. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi. Non come me che non sono iscritto. Lui non è ancora iscritto! Non sei ancora iscritto! E farei anche un appello a chiunque abbia qualche, come si fa spesso in Italia, no? Mio cugino è il sindaco di qualche... Ah, ok, sì. Andate dai vostri amministratori locali, da chi conoscete nelle vostre amministrazioni, e dite pure che quel piccolo cartello del metro e mezzo può salvare delle vite, può aiutare comunque le persone a essere più sicure in strada, ma non noi che siamo qui con delle bici da corsa che, senza offesa per nessuno, sappiamo andare un pochino meglio magari dell'utente normale. No, abbiamo un pochino di dimestichezza. Abbiamo non tutti dei bambini, ma se non li abbiamo noi, li hanno i nostri amici o li hanno i nostri fratelli e sorelle. Chi va a prendere il pane la mattina, gli anziani, le persone normali che vanno al lavoro, sono loro che poi hanno bisogno di questa tutela. E con questa tutela chissà che magari anche l'Italia diventi un po' come la Danimarca, un po' come la Svezia. Si spera. Una nazione che va in bici al lavoro, specialmente nelle città. Se togliamo qualche piccolo esempio tipo Ferrara, che è una città di bici, tutto il resto non lo è. Per fare 500 metri prendiamo la macchina, magari cominciamo un pochino a cambiare la nostra mentalità. Quindi ora andate, corrompete tutti. Mi raccomando, tutti dopo esservi iscritti. Dopo esservi iscritti al GCN. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Ciao a tutti.